I premi che sto per darvi sono premi, si chiamano Radici di Puglia. Julio, io non so perché, ci avrei curiosità di sapere se per caso tu non c'hai un trisavolo di origine pugliese. In ogni caso non importa, perché c'è una norma non scritta dello statuto della Regione Puglia che ho introdotto di recente, in cui ho detto che per diventare pugliesi basta esprimere il desiderio anche dentro se stessi di diventarlo. E quindi nel dare anche a te, che non sei nato qui ma che hai dato tanto anche a noi, perché la pallavolo pugliese credo abbia avuto tanto da te, come ha avuto tanto da Fefè e ha avuto tanto dal presidente Manfredi, perché poi anche quelli piccolini e un po' sovrappeso possono fare cose straordinarie se al fianco hanno una squadra importante come quella che noi cercheremo di costruire. Quindi grazie di cuore anche di aver accettato di venire qui questa sera, grazie al rettore. Procediamo. Sì. Cominciamo con il presidente Manfredi. Vi prego di avvicinarvi qui. No, ma facciamolo qua perché così vedono tutti. Sì, ma abbiamo preparato le bandiere, i fiori qua. Tutto come dici tu. L'avete tutto notato? Facciamo come dici tu, dai. No, io leggo le motivazioni. Vai. Così. Il presidente Giuseppe Manfredi. Al presidente della Federvolley italiana Giuseppe Manfredi sono le motivazioni del premio che troverete sulla pergamena appositamente. C'è anche un decreto del presidente che ha approvato questo. Giuseppe Manfredi, pugliese doc, per aver portato l'Italia della pallavolo ai più alti livelli internazionali in tutte le categorie, distinguendosi come dirigente sportivo competente e coraggioso. La primo momento di conoscenza tra me e il presidente Manfredi era perché l'aria condizionata al palazzetto di Bari non funzionava. Il rettore ci accompagna nelle premiazioni perché ovviamente è padrone di casa, ma soprattutto è un appassionato di sport. Poi l'abbiamo aggiustato. Prego. Poi abbiamo Giulio Velasco. A Giulio Velasco, cittadino del mondo e quindi anche pugliese, cittadino anche per aver conseguito tanti successi mondiali con la pallavolo maschile e per aver conquistato alle Olimpiadi di Parigi il primo oro olimpico del volley alla guida della nazionale femminile, rendendo orgogliosa l'Italia intera. E Ferdinando, detto Fefè De Giorgi, ambasciatore dei valori pugliesi, campione mondiale e allenatore di successo, per la sua capacità di gestire con carisma la squadra nazionale del pallavolo maschile, portandola ai più alti livelli internazionali. Senza dire che è l'unico che ha interrotto la mia attività politica durante quest'estate, lui e Julio. Perché non sono riuscito a vedere mai in diretta se non le loro. Grazie, grazie. Sono stato entusiasmato effettivamente. Secondo me dovrebbe venire qua. Ci andiamo? No, restate ancora perché a questo punto io passo. Abbiamo finito? Dobbiamo premiare i nostri atleti pugliesi e olimpici.